Cari amici all'ascolto, di nuovo ben ritrovati. Anche questa volta si tratta di un evento di rara importanza di cui noi facciamo la recensione, perché non capita tutti i giorni di vedere dei musicisti così. Mi riferisco a Tony Levin and Stickman Trio, che li abbiamo visti a Bologna al Bravo Caffè il 12 novembre scorso. Due concerti, uno al pomeriggio e uno alla sera, niente meno, come succedeva una volta, ma questa volta è stata un'eccezione, un caso straordinario, perché dato il numero serrato di date che hanno sia in Italia ma anche all'estero, allora si è optato, in questo caso per l'organizzazione del Bravo Caffè, per fare due concerti in una sola giornata. Ecco quindi che noi dobbiamo ringraziare sicuramente l'organizzazione del Bravo Caffè, e Max Cattoli innanzitutto, grazie per darci questi concerti. Grazie anche a Domenico il Fonico, è un'organizzazione che in quel caso lì, dato anche il fonico che segue il gruppo, vale a dire Robert Frazza, e si occupava della sala, Robert, e del corridoio e del diciamo dello spazio restante se ne occupava Domenico. Insomma, si sentiva un effetto stereo perfetto dovunque ti trovavi, giù in sala e in fondo al corridoio, non cambiava. Bene, grazie al Bravo Caffè e alla sua organizzazione, e quindi grazie a Robert Frazza, il fonico del gruppo. E arriviamo a parlare dei musicisti. Tony Levin, lo stickman per eccellenza, suona il Chapman Stick, e anche in questo caso voce solista per qualche, diciamo, intervento vocale, ma soprattutto lo stick colpisce il suo stick a 12 corde, suonato in tapping, con la tecnica appunto del tapping, come si suol dire in gergo, con i polpastrelli delle dita a martello. Poi passiamo all'altro mostro sacro, Markus Reuter. Markus è tedesco, vive a Berlino, con la sua touch guitar della famiglia, diciamo, degli stick, a 8 corde, anche questa suonata in tapping. E poi l'altro, il terzo mostro sacro, che dire, non meno, è Pat Mastelotto, batterista dei King Crimson, degli attuali King Crimson. Non è solo un batterista, un percussionista, ma suona anche tutti gli altri effetti collaterali che ci sono, i vari loop, sono di sua creazione. Vi ricordo che Tony Levin ha suonato, appunto, attualmente suona con i King Crimson, con Peter Gabriel, e ha suonato con il mondo intero come session man. Bene, non stiamo lì a parlare della sua carriera, altrimenti non finiremmo più. Parliamo del concerto di Bologna. Hanno presentato il loro nuovo album Tentacles, Tentacoli, che adesso potete trovare nel sito, potete comprarlo online, ma da febbraio prossimo sarà reperibile nei negozi regolarmente, così mi è stato riferito. Quindi il concerto si è svolto pressoché con la stessa setlist, ma esecuzioni un tantino diverse, dal pomeriggio alla sera. Mi preme sottolineare che oltre che, come la possiamo definire, questa musica d'avanguardia non può avere dei settori specifici, rock oppure prog, queste cose qua, è musica d'avanguardia a 360 gradi, perché Tony Levin è un musicista creativo che è sempre andato oltre gli stili e oltre le mode. Ha creato lui, diciamo, il proprio stile e il proprio suono. Questa volta
nel concerto quello che ho percepito è questo: non è tanto, sì, Tony Levin lo conosciamo, sappiamo come suona, ma Marcus Reuter, mi permetto di spendere una parola di più sul chitarrista, perché questa volta si è superato, secondo me, rispetto alle altre volte che era sì, si vedeva, diciamo, che un musicista di preparazione non comune, ma era, si atteneva alle proprie partiture. Adesso è andato oltre, cioè riesce a creare, a stravolgere dal vivo quello che è sia un brano d'autore, ma anche un proprio brano di propria composizione, e questo è un grande merito. Pat Mastelotto, non c'è niente da dire, è uno dei più grandi batteristi esistenti, e quindi si è già detto tutto, non c'è bisogno di aggiungere altro. Dico solo che lui è di padre italiano e madre irlandese, ma curiosamente non è mai stato in Irlanda. Bene, e lunga vita a questi tre musicisti. E passiamo al concerto di questa sera, di questo, di questa occasione, cioè è il suono molto molto Ultimi King Crimson. Perché? Perché brani come Red e Larkstone Sinespi, che sono del 74 e del 73, cioè pensate, 50 anni appunto hanno questi brani, all'epoca non furono capiti del tutto, fu una svolta che fu epocale nel suono King Crimson. Mentre adesso vengono ripresi, e sulla base di questi viene creato appunto un suono che è attuale e guarda sempre al futuro. E i brani in questione dei, proprio dei King Crimson, sono Red, appunto ho detto, Larkstone Sinespik, Breathless, che è un brano di Robert Fripp da solista, e poi i due bis finali, The Sheltering Sky. Io ricordo l'esecuzione di Tony al Campo Volo a Reggio Emilia nell'82 insieme a Bill Bruford e insieme a tante zanzare, gli diceva. E l'ultimo brano finale, Level 5, sempre gli Ultimi King Crimson. Ecco, poi il concerto si è svolto appunto nel presentare sì il disco, ma anche il repertorio. Tony Levin, andiamo da Prog Noir, Ringtone, Cusp, Tentacles, la title track, Crack in the Sky, Schattenhaft, questo un brano, anzi tutti i brani hanno anche la firma di Marcus Reuter, poi Mantra, Danger in the Workplace, Swimming Tea. Cioè, devo dire che la prima parte è stata molto aggressiva, molto d'impatto. La seconda parte un momentino molto più arrangiata, ragionata. Ma sempre la presenza di suono è incredibile. Quindi qui parliamo, ripeto, di mostri sacri, di musicisti che insegnano a intere generazioni. All'epoca, quando nacquero i King Crimson, appunto, furono uno dei gruppi non solo di culto, ma che insegnavano la strada da percorrere, e adesso la strada da percorrere è ripresa e modernizzata da questi musicisti qui, Tony Levin and Stickman Trio. Bene, ogni volta che vengono in tournée li abbiamo sempre visti in Italia, e devo dire che la meraviglia che suscitano per la loro non solo tecnica, la loro creatività, la loro fantasia è inesauribile. Beh, e del resto comunque da notare che Tony Levin ormai ha 77 anni, quindi non si risparmia, nonostante tutto sempre una conduce un ritmo di vita molto molto regolare, e come e fisicamente ancora lo vediamo integro come vorremmo sempre vederlo, lui e gli altri. Quindi lunga vita a questi musicisti, lunga vita agli Stickman Trio, e non ci resta che augurarci e augurarvi
di rivederli e di parlarvene il prossimo tour. Ciao ciao a tutti, grazie ancora.